Check. Siamo in compagnia finalmente. La Pina. Ascolti po' che arriva, ascolti po' che arriva fresco dall'America. Ma nel demolto puoi trovarci Mario Mero là. Sono chitarra di Luis Miguel, più raffinata di Chanel, più buona di Frank Caramel. Cosa si prova a essere una donna nel mondo dell'hip hop? Ne trai giovamento? Con lo stesso tono ti rispondo. Certo, la domanda è diritto. La domanda è diritto, io effettivamente sono una ragazza, almeno così mi hanno sempre fatto credere, e ti posso dire che ne traggo quanto ne può trarre un ragazzo, immagino. Non c'è nessun divieto, non c'è nessuno che dice non puoi farlo, non c'è nessuno che in qualche modo mette il bastone tra le ruote, basta averci voglia e farlo. Oti e doppia R, dove? Nella tua zona, rispetta nella Roma. Hey. Yo, Oti e doppia R, dove? Nella tua zona, rispetta nella Roma. Rispetta queste psi che dispensa la sua essenza, per qualcuno è il profumo, c'è chi può farne senza. Se ti causa la nausea è perché non condividi che io non vivo come vivi. Mi parli di contraddizioni inammissibili, vuoi voltarmi perché supero i tuoi limiti. Parliamo invece di voi e della vostra esperienza all'interno del mondo dell'hip hop italiano. Innanzitutto voglio sapere qual è la vostra idea sul... Più che altro dove lo vedi tra 2 anni l'hip hop italiano, cioè, chiaramente è destinato a diventare più grande, a espandersi, ma bene o male dove lo vedi? Allora, questa è una domanda difficilissima. Hip hop italiano fra 2 anni è grosso, l'unica roba che mi auguro è che nonostante sia grosso rimanga il più possibile in mano a chi lo fa, a chi lo ama, a chi lo ha costruito. Come il nostro gruppo, come molti prima di noi. Quello che mi auguro è che quando l'hip hop sarà grosso tra un paio d'anni sarà in mano a tutta questa gente che sta facendo questi sforzi, a questa gente che ingoia delusioni su delusioni, perché molto spesso comunque non viene data la giusta credibilità, la giusta dignità ai gruppi hip hop. E insomma, com'è? Quando è poche carte è importante sapere in che modo e in quale istante giocarle. Gente in gamba che sbanda, smolla le certezze come vecchie con più di 7 anni di servizio in banca. Facciamo la musica in un modo che in Italia ancora non è conosciuto, che è quello di parlare con i campionatori prendendo i pezzi degli altri. Viene considerato come un furto, in realtà sono omaggi che si fanno alla bella musica e è una cultura. Parliamo anche di questo panorama, vedi, un evento anche come quello del forum dimostra che porca miseria, c'è tanta roba, tanta carne sul fuoco. No, è innegabile che agli eventi pop ormai sia pieno, che ce ne sia di gente che viene a vederlo e poi che ce ne siano tanti di gruppi che fanno questa roba qua. Io vedo che comunque in Italia ci sono un sacco di gruppi che fanno roba qualitativamente molto molto buona, ma che però non sanno dove sbattere la testa.